Anni Scemi a mettere in atto l'ennesima dimostrazione di contrarietà all'installazione del sistema satellitare MUOS sono ancora una volta le donne e i bambini. Sono le 500 donne delle cittadine nissene che, dopo aver ufficializzato il comitato Mamme Non MUOS, sono scese in piazza per allestire una mostra di disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari e medie di Niscemi. Dalle loro semplici testimonianze e dagli loro elaborati emergono elementi di sola sincerità. Possiamo morire e non possiamo stare mai con la nostra famiglia, quindi è meglio che si tolga il MUOS. Il MUOS è un'antenna che fa morire tutti e che non fa stare nessuno con la propria famiglia. Una che fa morire tutte le persone, perché porta malattie e tante cose brutte. E vorrei che questa antenna gli americani la tolgono. Prosegue dunque la mobilitazione di un territorio che silenziosamente lotta contro gli spettri della potenza militare americana e i silenzi assensi degli apparati istituzionali di governo, quali Stato e Regione. Anche i bambini sono contrari al MUOS e che hanno una sensibilità maggiore forse anche dei genitori, perché dai disegni si intravede la loro paura e anche la loro speranza per il futuro. Il problema MUOS non riguarda solo Niscemi, riguarda tutta la Sicilia e quindi è giusto che ci mobilitiamo tutti insieme per questa lotta. Fino alla fine dobbiamo riuscire ad avere qualche risposta dal governo, da tutti. Togliendo la vita a tutti, siamo tutti morti qui in Sicilia. Fate qualcosa per noi, fate. We are the